ho fatto un sogno. E nel mio sogno viaggiavo nel futuro. Un futuro che sicuramente vorreste anche voi. Vedo una mattina di giugno, il 20 giugno del 2020, solstizio. Calda è già la mattina e dalla sera prima pochi chiusero occhio. Tanta era l'attesa per prepararsi a questo evento. I più pigri o ancora intorbiditi dal lungo brindisi della notte prima odono dalla strada la musica di un flauto e di un tamburo e poi di una chitarra e poi una voce allegra, chiamare a raccordo ogni uomo, donna e bambino. La voce dice: oggi inizia l'estate, inizia una nuova fase, ove siamo pronti a sbocciare. In piedi tutti, tutti a preparare le tavole e le danze. Questo giorno non finirà finché le cose non cambieranno. Mettetevi i vostri vestiti più belli e gioite di questa vita e di questa scelta. E così, tutti, uno ad uno, iniziarono a scendere dalle proprie palazzine, aiutandosi tra tutti a portare sedie e tavoli apparecchiati. C'era chi invece preparava già da mangiare nelle cucine delle case e l'aria si riempiva di saporiti odori. I bambini correvano e giocavano liberi tra di loro sotto gli occhi dei vicini, facendo giro tondo e cadendo per terra, liberi di sporcarsi. Le auto erano ferme. Il traffico era solo di biciclette e di pedoni. Scesero anche le persone con i loro cani. «Ma cosa sta succedendo?» chiese un passante con la maschera. «Siete tutti impazziti? Non si può!» Ed una giovane con il suo sorriso più bello guarda il signore quasi impaurito e gli dice: «Ma certo che si può! Solo per il fatto che lo stiamo facendo vuol dire che è possibile!» Ma il virus e i militari? Non si preoccupi, siamo tutti alla stessa tavola e il virus colpirà comunque, sia in casa che fuori. Le multe non saranno mai pagate e i militari stanno adesso preparando con noi le tavole e i palchi perché da oggi sono in vacanza. Da oggi, mio caro signore, le strade saranno sempre piene di persone che mangiano, che bevono, che si abbracciano, che ballano e che si possono pure baciare. Saranno piene giorno e notte e faremo attorno per presidarle, sino a che la normalità sia questa, e cioè vivere. E se me lo permette, mio caro signore, se lei si togliesse la mascherina, io vorrei darle un bacio, sulla guancia, ovvio. Ma se torna dopo, parleremo insieme. L'uomo arrossì e, abbassando la mascherina per rispondere meglio, o forse per prendere fiato, si trovò tutto d'un tratto abbracciato alla ragazza. Lo abbracciava talmente forte e gli baciò la gota e gli disse: «Grazie, l'aspetto più tardi. E balleremo insieme, perché la parola data, d'ora in poi, vale. Ah, e un'altra cosa. Ma lo sa che lei ha un sorriso bellissimo. Grazie per avermi permesso questo scambio di umanità e vita. Oggi è l'inizio della nostra vera esistenza e ne sono così gioiosa di compartire questo momento con tutti. Grazie, ci vediamo dopo. Sarò qui ad aspettarla». E così l'uomo la vide andare via, tornare a sistemare alcune sedie e si rese conto che la sua mano era ancora lì, posata sulla propria guancia, come se non volesse lasciare andare via quel bacio. Nel frattempo altre persone erano scese e la strada si era riempita di voci. Le persone si davano una mano, altri si abbracciavano, altri teneramente piangevano di gioia commossi.
Molti si conoscevano per la prima volta, anche se avevano vissuto nella stessa via da anni. Alcuni cavi cadevano dalle finestre e si collegavano a ventilatori messi appositamente con degli ombrelloni per dare un angolo di freschezza per i più anziani, che da tempo non erano usciti. E tutti attorno mangiavano, ballavano, cucinavano, sparecchiavano e si riposavano. Da quel giorno ne passarono molti uguali. Una festa di vita, una celebrazione ed inno alla vita e alla libertà e al rispetto. In quell'armonia si decisero, tavolo per tavolo e via per via, le nuove regole del paese. Fu la rivoluzione più pacifica e gioiosa della storia, la prima rivoluzione italiana. La voce si sparse per ogni paese e il mondo intero copiò questa rivoluzione made in Italy. Il mondo cambiò, con una naturalezza così sconcertante, semplicemente tornando a vivere. Vennero così ricostruite con rispetto le leggi di tutto il mondo, affini ad ognuno e decise da ognuno in maniera consapevole. Il virus non fece nessuna vittima e scomparse nella memoria come un vecchio brutto ricordo. Fu un semplice inno alla vita e alla libertà che con l'innocuo vivere cambiò le sorti del pianeta. In armonia e cooperazione, dove le differenze arricchiscono e le unioni fortificano, si trasformò la Terra in un paradiso terrestre, senza più affamati, abbandonati o emarginati, dove tutti in collaborazione vivevano in maniera più sana ed equilibrata, dove le arti divennero spezie delle giornate e delle serate, e la natura venne curata tanto da curare ogni male e malattia. Ecco, questa è la mia rivoluzione. Questo è il mio scendere in strada. Questa è la mia visione. E spero che, compartendola, possiate assaporarne i sapori, i colori e le emozioni. Visualizzatela bene. E immaginatevi sotto casa vostra quel 20 giugno 2020. Immaginatevi tutti i dettagli e tutte le sfumature. Immaginatevi quel bacio e quelle mascherine lasciate in un angolo e mai più usate. Immaginatevi che non vi fu nessuna paura, perché tutti erano insieme. Ora chiudete gli occhi. Sarete lì anche voi, parte della rivoluzione più elegante della storia. Io quel giorno sarò lì, con la mia sedia ed il mio bicchiere, mando e aspettando di baciarvi tutti. Sueño volar.